oggi vi voglio raccontare come preparare delle talee di rosa proprio come questa. Per preparare la talea di rosa avrete bisogno di un vaso contenente in parti uguali buona terra da giardino, torba e sabbia mescolate per bene, possibilmente il vaso che sia di plastica come questo che ha queste scanalature che fanno sì che le radici non si attorcigliano e ovviamente una porzione di ramo di rosa come questa. Ho utilizzato la rosa odorata, che è una rosa rifiorentissima, molto bella e, come dice il nome, profumatissima. Occorre che la porzione di ramo sia lunga almeno 20 cm e contenga uno o due nodi, ma probabilmente possiamo anche fare due talee. Poi un elastico e un sacchetto di plastica, quelli come per la frutta e la verdura del supermercato. Ora procediamo. Prendiamo il ramo da tagliare, con le cesoie ben affilate facciamo un primo taglio in obliquo sotto a una gemma, poi contiamo le gemme 1, 2, qua sono abbastanza, possiamo fare qua, lo tagliamo, vedete, nell'altro senso in modo che quando piove l'inclinazione del taglio non faccia finire l'acqua dentro all'ascella delle foglie che potrebbe essere un ricettacolo di germi. Poi accorciamo la foglia, ecco, per far sì che le energie siano convogliate verso il fondo e per stimolare la formazione delle radici. Bagniamo con uno spruzzino per bene la terra del vaso. E inseriamo le nostre talee. Mettiamone almeno due o tre, perché così creano un microclima che è favorevole al loro sviluppo. Inseriamo dapprima l'elastico nel vaso, poi due stecchini di legno che servono a sostenere il sacchetto, vanno bene anche quelli da aspirino. E a questo punto inseriamo un sacchetto di nylon che serve a creare una sorta di serra. A questo punto posizioniamo la nostra talea in un luogo più ombroso e attendiamo che emetta le prime foglioline. Ora vi faccio vedere una talea che avevo preparato a primavera, che ha già radicato, vedete, questa è la nuova vegetazione. Buon gardening!